Da quanto tempo è che non registriamo un video È insieme? abbastanza effettivamente. Eschera ragazzi da Omega e Moxie e ben Rifacciamo. Eschera ragazzi da Moxie, Omega e ben... Sono un deficiente. Ciao, sono Marco, ho 30 anni, ho problemi con l'alcol. Eschera ragazzi da Omega e Moxie e ben ritrovati qui su HMC Magic Masters. Oggi, dopo tantissimo tempo, abbiamo un nuovo Money Vlog. In questo Money Vlog parleremo di qualcosa di cui non parliamo da un po', infatti mi è tornata la voglia di giocare a Modern, quindi ho chiesto a Omega se aveva voglia di rimodificare, rimodernizzare il mio storico bellissimo Grixis, ed eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo fatto quindi, tra tutto quello che vedremo oggi, perché in realtà non parliamo solo di quello, una versione di Grixis. All'inizio era un super control che chiudeva con Cruel Ultimatum. Abbiamo fatto una versione più midrange, più aggiornata, ma strana, relativamente budget e senza Ragavan e Shadow. Partiamo subito, ragazzi, big YouTuber. Arriviamo, ragazzi, a 100 like e naturalmente vi portiamo la deck tech e anche una partita con quel mazzo, visto che dovrebbe essere tutto arrivato. Anche quest'ordine l'abbiamo fatto tramite Card Trader Zero, quindi se avete bisogno di qualche carta, qualcosa così, qua sotto trovate il nostro link affiliato, dateci un'occhiata. E se non mi sbaglio, l'ultimo Money Vlog era stato un po' deludente perché non ci avevano mandato niente di brandizzato. Assolutamente, assolutamente. Infatti, mi ero un po' lamentato di questa cosa. Vediamo se oggi la cosa sarà diversa. E ragazzi, piccolo bonus, oggi apriamo anche un secret player, signore e signori, che Ogni aspettiamo, ogni tanto. tanto arrivano, non sappiamo nemmeno quale abbiamo comprato. Allora ragazzi, questo è l'impacco, abbiamo ovviamente coperto l'indirizzo, lo apro qui perché è un po' grosso, ovviamente farò varie ed eventuali... C'era la cosa da tirare, io naturalmente sono un deficiente. Cioè, ciao, sono Marco, di nuovo problemi con l'alcol. Non è Gesù, facile. ti voglio bene, Gesù. Allora, vediamo se ci sono indirizzi. Non ci No. sono indirizzi, signori. Questo è l'impacco, dentro c'è una scatola. Vediamo se questa volta Ci ci sarà qualcosa di hanno brandizzato Card Trader. concesso la loro brandizzatura. Sto disintegrando tutto, ragazzi. Sì, Oh, oh. sì. Oh, ok, oh, Che bello. là. Adesso sì che ragioniamo. Bravi, 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 guarda che Ma che bello. professionale. Così mi piace. Allora, adesso apro piano perché sicuramente sotto ci sono 1500 indirizzi e sta tremando tutto il tavolo, ragazzi. Lo apro qui. Gesù! L'ho salvato, un pezzo di polistirolo. Mi sono esplose le carte andò. Ciao Gesù, oggi mi sei partito. Ragazzi, andiamo a vedere cosa c'è. Non ci sono in realtà troppe carte. Sono contentissimo di questo Sì, impacco, ti decisamente giuro. professionale e carino. Molto, molto bene. Penso che lo terremo anche. Assolutamente sì. Partiamo con le carte naturalmente girate al contrario per non far vedere gli indirizzi. Signore e signori, boom. Allora, due, iterazione espressiva. Bellissimo peschino. Dovrebbero essercene quattro. Teniamo così di volta in volta. Guarda, almeno... Guardate l'organizzazione, signore e signori. Tac, tac, almeno Almeno poi sappiamo controlliamo, che queste facciamo, sono di esatto. questo, quelle sono di quell'altro. Abbiamo poi, boom! Ok, wash away. Questa è una wash away foil per il mio monoblu commander. Ne ho già una versione foil, ma non questa con l'art nera. Non so bene E quindi l'abbiamo come si presa. chiamano, quindi ho voluto pimparla in questo modo. Ok, c'è anche un po' di roba di Commander Sì, c'è un po' di completamente a caso. tutto. Non roba del mio nuovo Commander Purphoros. Spero abbiate il video visto di... Ciao, sono Omega, ho problemi con la... Spero abbiate visto il video di martedì dove parlo del mio nuovo Commander Purphoros. Non ci saranno quelle carte, ovviamente, perché questo ordine l'abbiamo fatto Fatto sì, tipo il un mese mese scorso o 2 mesi scorso. fa e di cambiare mazzo ho avuto l'idea 2 giorni fa. Quindi non ci sono carte di Andiamo quel avanti. mazzo. Risolvere l'equazione, anche questa per Solve il mio equation, sì. monoblu che praticamente mi fa vincere facendomi prendere instant o sorcery dal mazzo. Questo penso... No, non ce la Oggi non fai, ce la non ce faccio, la ragazzi. fai. Questa penso sia d'impacco, sì, direi di sì, perché
ne abbiamo più o meno 1,5 milioni. Bello. Sdegno del tiranno, questa qui era di Side, era un po' un sì. buco che abbiamo messo e per adesso lo copriamo così. Naturalmente sto sudando come un deficiente, signore e signori, è brutto fare video d'estate con le maschere. Abbiamo poi Tassa, anche questa è per Commander Giruda, sì. ok, praticamente di Grixis. Per adesso non c'è niente, no, due assolutamente robe. No. Signore e signori, poi andiamo avanti con... Ok, qua c'è il 2, 3, boom! Oh! Oh! Di questo me ne ero dimenticato! Io no! Me ne ero dimenticato di queste, ragazzi! Ovviamente non sono di Grixis, ma questo penso no. che... Non vita di Phyrexia, ragazzi, dovrebbe esserci 4 per, sì. giusto? Ad nauseam, modern, foil, ovviamente. Posso? Guarda la foilatura degli occhi della non vita, è inquietantissimo, è qualcosa ragazzi. Di disturbante. Assolutamente, andiamo avanti, veloce, veloce. In realtà non ci sono troppe carte, però sono gustose. Belle. Ok, terza non vita, un ordinino da 200 euro, mm-hmm. quindi non è gigantesco rispetto a quelli che facciamo di solito. Più quantità che... No, beh, sì, qualità più qualità, qua è più qualità. Quantità, effettivamente. Eccolo! Croxa! Una delle... Sto Croxa, ragazzi, ci ha messo dei mesi, lo abbiamo ordinato, poi il venditore non l'ha spedito, poi allora, lo hanno ordinato... Allora il sito l'ha riordinato automaticamente con stesse condizioni e prezzo dall'America. Ma... Quindi la dogana, la Cosetor, casino. E mancava tra l'altro una carta, quest'ordine, che era un Kraken da 20 centesimi da mettere in un mazzo che non conoscete perché non l'ho mai portato sul canale, ma vabbè, chiudiamo qui la cosa. E alla fine abbiamo detto, senti, sta carta da 20 Mandaci. Centesimi, quando ti arriva ve la tenete lì, una cosa di Card Trader Zero, certo, sì. potete farle tenere lì da loro e fare un altro ordine con Card Trader Zero, esatto. e farlo arrivare banalmente, potete accumulare gli ordini, esatto. quindi anche una cosa che non vi abbiamo mai detto di Card Trader, ragazzi, andate qui sotto, link in descrizione. Signore e signori, andiamo Vai, avanti. Vai con... Boom, ok, le altre... Due. Interazione espressione questa custa chi c'ha un nome strano la custa chi proseguiamo con quarta non vita di Phyrexia. Può essere no un salutone Magic Nexus, ragazzi, andate a vedere la loro pagina, spettacolare titano dell'industria foil per il tuo elementali pentacolor con ordo ci stanno rifalla Quantimenti, scrivete nei commenti quanti menti a Moxie, bellissimo. Troppo bello. È una carta troppo forte, ragazzi, ci stava. Andiamo avanti con... Non vita di Phyrexia, no? Oh, L'Hydra. Questo per la mia collezione di Hydra, ragazzi. Questo è Managorgia Hydra del Secret sì. Lair, un Secret Lair che mi ero evitato. Mm. Ed eccolo qui. Signore, stavo già per girarla, far vedere l'indirizzo, i dati, il nickname, che poi non ci sono dati personali. Però vabbè, mai. Facciamola... Oh, bello, un furfante sfrondato. Questi ragazzi ne avevo sbustati un bel po' nel drain, li ho Molti. Tipo venduti tutti perché ho detto ma non mi servono e poi abbiamo dovuto ricomprarci. Giustamente, dovrebbero essercene due, se non sbaglio, non andiamo. Sì, vediamo. Sono due. Mi sembra ce ne siano due. Ti sembra bene? Roaring Earth, questa è per il mio Hydra, per il mio Gargos full foil mono verde Commander. E andiamo avanti. Oh! Bella! La Sliver Monstrosity. Sliver Drazi. È leviosa. Sliver Drazi Monstrosity, sì. Questo però. È un Eldrazi unito a un tramutante. Questa è arte, ragazzi. L'ho presa naturalmente da collezione. O la butto in Commander e me ne frega niente. Perché Commander è un formato con cui divertirsi, per il quale divertirsi. E vogliamo giocare queste carte. E andiamo avanti con Baleful Mastery, altra bella carta che giochi di side. Perché volevamo un'esilia nella side. Manca, non ne mancano in realtà. Non è poi troppo corto sto video, mi sa. No. Tenebra è bello. Questo è per progetto, ragazzi. Questa la volevi da un po'. Questa era da un bel po' che la volevo e in buone condizioni... No, beh, disintegrata, sì, ma l'abbiamo speso tipo niente, perché in realtà in condizioni buone questa carta sta. Sì. Questa l'abbiamo pagata 10 euro, vedete un po'. Diciamo che si vede che è usata. Rovinata qui, spero si veda, se non si vede, ragazzi... Fidatevi. Tenebre foil, ci sta per Progenitus, full foil. Prima o poi lo sto finendo, lo so che ve l'avevo promesso, ragazzi, lo sto finendo. Incarnation Technic, questa... È per Giruda, perché è un rianimino sì. che milla e poi rianima, infatti sì. E ne abbiamo tre, perché ce n'è due. Veramente ce n'è quattro. quattro, si vede che veniva niente. Veniva niente, allora abbiamo detto abbiamo facciamo che mettere il settino. Molto, che... molto probabile, conoscendoci. Sì, ma sicuro. Conoscendoci, andiamo avanti. Oh, che bello. Sleeve Midzet Monstruosity, sempre da collezione. Fino adesso tutto ok, direi. Sì. Non abbiamo la lista, ma vi faremo sapere a fine video se ci sono dei problemi. La controlleremo, nel caso facciamo una piccola aggiunta con due.
Spell, Pierce, Foil, semplici, mi sembra siano di side queste, ma sì, non ne sono sicuro, forse convengo. Vabbè, tanto la deck tech la vedrete. Tac! E eccolo seconda, Brazen Borrower, secondo Brazen Borrower. Ok, ottimo, perfetto, buono. Ci siamo. Ci siamo, quasi. Qua ce n'è un po'. Sì, che cosa sarà? Taglio strano che hanno queste carte. Queste qua. Ma è un taglio stranissimo, ragazzi. Vediamo. Belle. Perché le carte nuove sono come qualità, sono un po' brutte. Comunque, 3 diures dell'archivio mistico, andate, potete donare per ricevere contenuti del nostro archivio mistico. Che non sono queste cose ragazzi, qua? Sono un po' più belle. Comunque, 3 diures dell'archivio mistico foil e un santuario dell'eternità che questa va in Zakama. Va in Zakama combo questa, perché ti fa riprendere in mano il comandante, quindi allora, lo prendi, Zakama, lo rilanci e fai mano infinito praticamente. Praticamente doveva essere qualcosa con Modern, c'è dentro di tutto. Sì, c'è dentro di tutto, perché c'è anche approfittato. Cosa di Modern. Boom! Ok, questa è sempre per Commander, per Farabutti, per il tuo Farabutti. Sì. E al di là primordiale, questa ragazzi era la terra che mancava in elementali. Boom! Extravagant Replication. Sì. Che cos'è questa? È per Estrid. Questa è per Estrid. All'inizio del mantenimento crea un token che è la copia di un altro permanente non terra che controlli. Ci starebbe anche in Giruda, eh? Ci starebbe. Questa l'abbiamo presa per Estrid. Non so bene cosa abbia in mente Moxie, ma lo scopriremo solo col tempo. Andiamo avanti che qua... Eccoci. Qua con la quarta non vita di Phyrexia. Incornare queste per il mio Hydra full foil, naturalmente. Arcane Signet foil, che l'avevo presa per Godo, anche se ho deciso di smontare, che in realtà l'altra volta poi sfogliando l'ho scoperto di avere già un Arcane Signet foil, ma tanto. Vabbè, ma quelli vengono sempre buoni. Su, assolutamente sì, ragazzi, anzi. Non vedo dove sta il problema. Anzi, e andiamo avanti con Nashi, questa è per Ratti, sì, full foil mono nero full foil. Boom. Oh, guarda che belli, uno foil e 3 non foil. Questo goblin qui è tipo la vita, questa cosa. Bene ragazzi, l'ordine di Card Trader è finito. Se ci sono problemi ve lo faremo sapere, naturalmente, anche nel caso dovessimo contattare l'assistenza. Assolutamente. Vi faremo sapere tutto, come va avanti la situazione. E adesso passiamo al Secret Lair, che vi dico anche qual è. Shades Not Included, cioè, ragazzi, Traditional Foil Edition. Non ci ricordiamo cosa abbiamo comprato. No, anche perché l'ho comprato a gennaio. Allora, ci sono delle terre base per i miei mazzi full foil. Io direi di santificarlo, perché è un po' che vi manca, ragazzi, questa cosa nei video, un po' che vi manca. Il microfono. Quanti menti? Scusate, sto sgocciolando. Questo video è così. Dopo aver palpato Moxie, stanno succedendo cose strane. E questa santificazione, oggettivamente, deve servire a una cosa. A non farci sbustare la solita Arlene. La maledetta. Ragazzi, Secret Lair. Drop. Thank you for being a part of Secret Lair. Sempre ottimi prodotti. Secondo me ne abbiamo ordinato, ne è arrivato un altro, che è un regalo di compleanno per il nostro amico Bocca. Bocca, te lo consegniamo sto weekend. Se tipo... Addio Secret Lair. Ma ne abbiamo ordinati anche altri. Ok, così. Sì, ok, guarda che non ho sfasciato tutto. C'è un Arlene sicuro. Ma sì che c'è un Arlene, ovvio. Oh, che belle. Guarda che bella. Sì, adesso me le ricordo. Guarda la carta bonus dov'è? Lì, no. Sotto. Allora, questa è la carta bonus. Lasciala lì. Madonna, si è piegata, ragazzi. Questa è la carta bonus e queste sono le carte di questo Secret Lair. Potrebbe esserci magari una distesa terramorfica o qualcosa del genere, oggettivamente, come c'è stato in altri Secret Lair con terre base, oppure una terra base delle balle, magari un po' promo, delle balle, sì. Promo, che, vedremo. Che è bella, sì, per chi gioca come me, è bella promo, ma pianura, guardate che bello, questo tema, com'è che si chiama? Non steampunk, o no, sì? No, steampunk è una roba tipo... No, non è steampunk. Vabbè. Non è steampunk. Comunque, pianura, isola, bella, carina. È tipo tecnologica. Sì. È così, vabbè, bene. Ragazzi, la terra base l'ho preso. Swamp, guardate che bella la Swamp. Mountain, che sembra più la Blood Moon, oggettivamente. È vero. E ho visto un meme bellissimo l'altro giorno su Instagram, che c'era tipo Ornobexy Cleanser Mountain, e l'altra che faceva In addition to the Radar Types. Silenzio. In addition to the top five. Bellissimo, ragazzi. Okay. Ogni tanto su Instagram trovate delle robe bellissime, seguiteci anche ovvio lì. Ma
Attenzione, facciamo ragazzi, vedere questa Arlene è quotata 10 a 10. 3, 2, 2, 1, vai, gira Arlene. Tu hai the sliver. Inaspettato. No. Allora, non ha senso di esistere oggettivamente. No. Perché cosa ci fa sliver? Questa carta in un secret layer? Cioè, cosa c'entra? Avranno fatto carte a caso, cioè probabilmente ce ne sono anche altre, no? Sì, sicuro. Hanno fatto carte a caso e gliele hanno buttate dentro. Ma proprio a caso, nel senso, perché proprio un tuo Death Sliver? La cosa divertente è che non lo gioco nemmeno in tramutanti, quindi rimarrà nell'album. Sì, rimarrà lì, non importa, cioè per carità. C'è uno sliver, devo dire, mi è piaciuto, queste carte sono belle, però sto sliver mi ha un attimo lasciato di stucco. È vero. Vabbè ragazzi, scriveteci sotto nei commenti cosa ne pensate, se mettere carte a caso così può piacere o no. Io direi che possiamo salutarci, ragazzi. Mi raccomando, arriviamo a 100 like per la decktech del nuovo Modern di Moxie, un bel mazzo, un bellissimo mazzo, e no Ragavan, no Shadow, soprattutto che sono ovunque e io sono stufo di vedere. No, basta, noi diciamo no a Ragavan e a Shadow in inglese. Detto questo ragazzi, io direi che possiamo salutarci, quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. E naturalmente non dimenticatevi di passare dal nostro link di Card Trader per effettuare i vostri ordini a tema Magic the Gathering e anche voi ricevere malloppi di carte dei quali non vi ricordate più l'esistenza, però comunque è davvero un complimentone a Card Trader per come è andata questa volta. Vi ricordo ragazzi inoltre che potete supportarci tramite una donazione ed è molto importante per noi, per il canale, e potete ricevere dei contenuti extra dell'archivio mistico. Basta, devo togliere la maschera. Ciao a tutti da Omega. Un bacio da Moxie. Grazie a tutti e alla prossima. Un bacio da Omega, ciao.